Oggi parliamo di come valorizzare le pareti di casa con i quadri. L'arte arreda. Per dar vita alla casa e un tono ad un ambiente spoglio, nulla è più adatto di un dipinto. Non sottovalutate quindi il ruolo che i quadri possono avere. Se scelti nel modo giusto, diventano elementi di personalizzazione e aggiungono stile, ma soprattutto contribuiscono ad esaltare i colori, la luce e gli arredi. Colori, materiali e spazi giocano un ruolo fondamentale nel creare la giusta atmosfera in una casa e se vengono combinati sapientemente daranno grande stile e personalità agli ambienti. Penso per esempio a Marco, grande appassionato di arte contemporanea, che voleva valorizzare al massimo la sua collezione di opere. Ho cambiato totalmente l'aspetto e il carattere della casa, che è stata rinnovata progettando spazi studiati ad hoc. Come sapete bene, io sono un amante dei colori. In questo caso però ho scelto di usare un bianco brillante per le pareti, in modo da creare un ambiente neutro che ha dato grande risalto al cromatismo delle opere d'arte. Anche se ovviamente non ho saputo rinunciare a un tocco di colore, le lenzuola blu abbinate al grande quadro appeso in camera da letto. Nella scelta degli arredi ho voluto conferire leggerezza e linearità in modo da creare un effetto contenitore che esaltasse le opere della collezione di Marco. Anche lo studio dell'illuminazione è stato fondamentale per ricreare l'effetto galleria d'arte. Nella zona living ho infatti inserito dei faretti LED calamitati che possono essere facilmente spostati e riposizionati all'occorrenza e una sospensione decorativa a nuvola sopra la tavola da pranzo. Ora tocca a voi. Fatemi sapere nei commenti come avete decorato le vostre pareti.